Ciao ragazze, oggi vi parlerò del primo appuntamento. Come fare? Cosa fare? Come vestirsi? Allora, visto che in questo periodo a cena non ci si può andare, sicuramente è la cosa meglio scegliere di andare a pranzo a un ristorante. Allora, di pranzo l'abito deve essere qualcosa di non troppo esagerato, quindi mettetevi un vestitino. Se avete belle gambe, se vi piacciono le vostre gambe, sarebbe ottimo un tubino nero, un vestitino a tubino anche di altri colori, un rosa antica, un nude, quello che vi sta bene. Se invece non vi piacciono le vostre gambe, non vi piacciono le vostre gambe, scegliete un pantalone, ma non un semplice jeans. Mettete un pantalone magari a zampa d'elefante o dritto, che va dritto in giù. Poi nei prossimi giorni vi farò due video proprio per come vestirsi per il primo appuntamento e vi mostrerò, per prendere spunto, vi mostrerò due idee, uno coi pantaloni e uno col vestito da indossare a un primo appuntamento. Se avete i capelli lunghi e vi sta bene la coda, fatevi una bella coda stretta sopra, qua deve venire su, è bello stretto dappertutto, potete anche fare un chignon. Se invece non vi piace come sta il vostro viso o avete i capelli corti, andate al parrucchiere e fatevi una bella piega. Il trucco deve essere, vi dovete truccare assolutamente, ma fatevi un trucco naturale. Per gli occhi usate i colori della tera, marrone, tutte le tonalità del marrone o anche sul grigio, potete andare a maggior ragione se avete gli occhi chiari. Gli occhi azzurri sta molto bene il grigio, sia più chiaro che un po' più scuro. Se invece puntate sulle labbra perché avete le labbra belle, anche se all'inizio dobbiamo portare le mascherine, ma poi dopo si leva, usate un bel rossetto rosso. Provatelo prima se vi sta bene, perché il rossetto rosso non sta bene a tutte. Ad esempio, a me mi invecchia tantissimo, non uso mai, non mi piace come mi sta, mi dà la sensazione che mi invecchia. Quindi provate prima se vi sta bene il rossetto rosso e se no evitate ovviamente. Allora, se per qualsiasi motivo, visto che è il primo appuntamento, non vi fidate della persona o ci avete qualche dubbio, è meglio non far venire a prendervi a casa vostra. Due sono le possibilità. Il primo sarebbe la cosa migliore di vedervi direttamente al ristorante. Ovviamente dovete arrivare 5 minuti in ritardo in modo che lui già stia là, ma non tardate tanto perché è brutto che vi fate aspettare tanto. E questa sarebbe la cosa migliore. Invece, se non avete una macchina, venitevi a prendere, ma non proprio avanti casa vostra. Date un appuntamento al negozietto più vicino, anche se dovete fare qualche minuto a piedi, in modo che lui non sappia dove vivete, affinché non prendete fiducia in lui, ovviamente. Prima di uscire a casa dovete assolutamente chiamare un'amica e le dite di chiamarvi fra un'ora, esattamente fra un'ora dopo che siete entrati al ristorante. Nel caso che l'appuntamento va bene, tutto bene, quando vi chiama questa amica, gli rispondete e gli dite sì, sto a pranzo con un amico, ci sentiamo dopo. Invece, se per qualsiasi motivo non vi piace la compagnia, gli dite semplicemente perché, che è successo? Certo, vengo subito. E a lui dite una scusa. Una migliore sarebbe a dire che l'amica mia ha preso una storta, gli si è gonfiata la gamba e la devo accompagnare al pronto soccorso. Quindi a questo punto, se state con la macchina vostra, è meglio. Se no, dovete farvi accompagnare, ma non al punto dove vi siete incontrati, ovviamente un'altra parte, magari anche vicino, ma non nello stesso punto. Se invece dovete stare molto attenti ai piccoli gesti che fa il ristorante, perché un gentiluomo fa dei gesti che a noi donne piace, tipo prima di sedervi aggiusta la sedia. Al ristorante deve entrare prima lui e poi voi. Ci sono delle cose del galateo che un gentiluomo dovrebbe sapere, però se non lo sa non vuol dire che è uno stronzo, un egoista, magari non conosce semplicemente. Infatti per tutti i maschietti che non conoscono le cose che piacciono tantissimo alle donne, farò prossimamente un video dove vi spiego cosa fare per
per piacere alle donne, i piccoli gesti che poi non costano nulla. Al ristorante parlate poco voi e quando parlate fate domande più che altro. Voi, anche se il desiderio più grande, il vostro desiderio più grande è avere una famiglia, sposarvi, a fare dei figli, non lo dite assolutamente al primo appuntamento perché scappa via. Quindi evitate, se per caso vi domanda che vuoi una famiglia, vuoi dei figli, magari dici, rispondi che non lo so, per ora sto bene sola e poi se trovo la persona giusta si vedrà. Per adesso non penso. Invece chiedete tante cose su di lui, sui genitori, sui fratelli, se c'ha i figli, il rapporto che ha coi figli, con la madre dei figli, perché possiamo conoscere molto bene una persona mentre racconta del suo passato. Ovviamente non tutto quello che dice sarà vero, però almeno abbiamo un'idea come si rapporta con le persone che lo circondano, se lo odiano tutti, se lui non ha bisogno di nessuno, se tutti lo invidiano, cioè, poi andate a casa, pensate a tutte le risposte che lui vi ha dato e dopo vi renderete conto se questa persona può piacere o meno. Se conoscete il linguaggio del corpo avete un grosso vantaggio perché almeno vi rendete conto se le risposte sono vere o sta dicendo una bugia o evita a dare risposte giuste. Quindi se non lo conoscete invece vi lascio sotto nella descrizione alcuni link di Massimo Taramasco che spiega molto bene in alcuni video il linguaggio del corpo, almeno qualche segno. Prima di uscire date un'occhiata così vi rinfrescate la memoria e potete stare attenti a qualsiasi gesto che fa. Spesso è una cosa che dice e il gesto fa vedere un'altra cosa. Quindi vi lascerò il link così andate a vedere se vi interessa, ovviamente. Allora, se il pranzo è andato benissimo, è un ragazzo d'oro, vi piace tanto e non pensate nemmeno di andare a casa sua o di concludere la giornata andando a letto con lui. Sono poche le storie che finiscono bene quando la prima volta una donna si concede. Quindi non dico che non succede, può sempre succedere, però il rischio è molto alto, perché se quell'uomo voleva solo questa cosa, l'ha avuta, non vi cercherà più. Invece, se siete con le macchine separate, tu vai a casa tua, gli dici di chiamarti e se ti accompagna, se hai preso fiducia e ti accompagna a casa, avanti casa tua, decidi te se baciarlo o meno, puoi pure baciarlo, ma non cominciare a limonare in macchina, fallo un po' diventare desideroso verso di te. Quindi lo saluti e gli dici mi ha fatto piacere, gli puoi fare un complimento, ma non più dell'uno. Non dire di che uomo meraviglioso che sei, mi sono stata benissimo, non vedo l'ora di riuscire quando usciamo. Assolutamente no, niente di tutto ciò. Poi gli potete dire che sei un galantuomo, se lo è stato, potete dire mi ha fatto piacere, sono stata bene o qualcosa, potete dargli uno spunto per fargli capire che vi è piaciuto. Però poca roba. Quindi vi accompagna a casa, lo salutate e entrate in casa. Non lo chiamate, mi raccomando, lo so, noi donne, quando siamo presi da qualcuno, a maggior ragione all'inizio di una storia, subito al telefono a scrivervi come siamo stati bene, quanto sono contenta, no, assolutamente no. Fatevi chiamare da lui, fatevi mandare messaggi da lui, se vi manda lui un messaggio, magari aspettate un'oretta prima di rispondere. Non fatevi vedere che state là col telefono in mano aspettando un segnale da lui, perché l'uomo deve cacciare, l'uomo deve corteggiare, fatevi corteggiare e godetevi questo momento perché sono i momenti più belli di una storia, a maggior ragione se tutte e due siete presi. Spero ragazze che i miei consigli vi siano d'aiuto. Comunque ognuno fa come gli pare, queste non sono regole, non sono scritte in nessuna parte, quindi ognuno fa come crede meglio da fare, però ci sono alcune cose che è meglio evitare. Vi mando un bacio, se vi è piaciuto mettetemi un link, scrivetemi la vostra
impressione, le vostre idee. Se volete, mandatemi una mail su elisabetta.donneover40@gmail.com. Mi raccomando, sentitevi bene, state bene con voi stesse e godetevi la vita. Un bacio.